sotto di noi c'è la partenza, l'abitato di Planval, l'ultima tappa del Tour du Retour, si parte a piedi, è una partenza che vale la pena di vivere dall'inizio alla fine, poi neve, salite, freddo e ancora emozioni a fil di cielo. Sotto il ghiacciaio dello Chateau Blanc non c'è vento, ma ci sono mille emozioni con gli atleti che tra poco saranno su questo passaggio verticale. Sono 200 metri, un muro verticale verso il ghiacciaio. Ti faccio Davide. Nella parte alta di questa tappa, nel tratto in chiesa, sono circa 500 metri lineari a fil di cielo. Da un lato c'è la parte di gara sulla Val Ghisanche, dietro c'è la parte che va verso il bianco, verso la Tuile. Sono chieste affilate, è un passaggio obbligato dove si passa veramente su pochi centimetri, ma in sicurezza. È uno spettacolo nello spettacolo, dopo l'inferno di queste tappe, dopo la fatica, oltre queste cime c'è il paradiso, c'è una discesa che porta verso Planval, c'è la bellezza di questo viaggio, c'è questa chiesta quasi infinita che vediamo sotto di noi. Leggenda, prime squadre ormai prossime a raggiungere quota 3500 e poi giù in picchiata verticale verso Planval. Pazzesca quella che vediamo sotto di noi, stiamo anticipando gli atleti, è un muro questa volta di discesa, là in fondo c'è Planval, là in fondo c'è l'arrivo di tre giorni ma veramente magnifici, non c'è vento, c'è un mondo di gente che adesso si appresta a scendere, tutti intanto risalgono sotto di noi, il viaggio è quasi al suo maestoso epilogo. Thank you.
grazie.